prossimo, ciao, vai. Andiamo, tutto bene? Piove, che Dio la manda, vai. Ero crudo, vai, senza neanche tirargli via la pelle, vai. C'è una bella giornatina di quelle che non si fa un bip, ti metti lì davanti alla truma a leggere un libro. Tipo così. Ho sentito la mia dolce metà, sta bene. Solo che c'è un'acqua, guarda che... Potrebbe mica piovere nel Sahara, che lì manca l'acqua. No? Piove qui in Lombardia, ma che ne è talmente tanta di acqua qui? Buono zenzero crudo, eh? È un po' forte, ma ti fa digerire. Ho preso lo zenzero e la curcuma. Beh. Ho reinserito nella mia dieta i legumi. Perché i legumi, nonostante le flautolenze e ho aumentato la dose di scalogno, perché l'aglio ce l'avevo già. Brucia al momento lo zenzero, ma brucia?
che con sta roba stai benissimo. Un po' di luce e di nuovo buio, beh. Oggi, visto che è arrivato un po' di umido, facciamo aglio crudo e zenzero crudo. Beh, l'alito è tremendo, di più ragazzi, però fa niente, stai bene dentro, sei a posto. Aglio crudo, un pezzettino di zenzero. Ho preso anche un'altra medicina, la curcuma. E a 5 minuti di cottura rimettiamo il coperchio e spegniamo il gas. Sistema che usano molti camperisti per risparmiare gas. Quindi dicevamo, passata di pomodoro, olio d'oliva di quello buono, bello colorato giusto, zenzero, aglio, un po' di verdure liofilizzate, una bella sbattuta di curcuma, mi piace abbondante la curcuma, proprio buona. Sta mica ferma, sta padellina, sta ciotola. Sapete cosa vi dico? Buon appetito e alla nostra salute, beh. Un bel piatto di pasta selvaggio alla camper job. Questa è la pasta che mi ha regalato mio amico Rabberyama. Sentiamo un po' com'è. L'aglio crudo, ragazzi, è una medicina meravigliosa. E anche il zenzero ci sta. Crudo buttato dentro, buonissimo. Ti dà un tocco insieme al curcuma. C'è il telefono che fa dei filmini meravigliosi. Spesso uso la Sony, ma l'S7 usato, ragazzi, è una bomba. Sì. Come faccio? Perfetto. Il sacchetto lo uso per l'immondizia. Ma veramente? Figli di lavoratori sono stati abituati a sprecare? Non credo proprio, ci ha pensato qualcun altro a farci credere che dobbiamo sprecare. Il consumismo forse. Olio, ho proprio voglia di pasta, fame. Poi ha ricominciato a piovere, porca miseria. Il zenzero dentro la pasta è qualcosa di meraviglioso. Mamma mia! Pensavamo di spostarci. Volevamo andare in Emilia. Dopo l'esperienza dell'anno scorso, ho visto che l'Emilia Piacenza, Parma, Reggio è una bellissima regione e i camper sono ben visti.
però devo dire che questo camper è veramente duro, nonostante io sia ancora intenzionato a venderlo. È massiccio, lento ma massiccio. Ai tempi delle lire costava 25 milioni, sì. Ho fatto dei conti. Porca miseria. Metti a spendere un affitto da 500 euro, più metti 50 euro di luce, d'inverno 100 euro di gas al mese. Anche in camper se ne consuma di gas d'inverno, però sapendosi giostrare bene si può risparmiare veramente tanto. Buono, ho mangiato una cosa che mi ha soddisfatto. Cambiamo un po' ora, ho sempre la stessa ora e mi annoia. Voi direte la classica mangiata alla camper job? Sì signore, la classica mangiata alla camper job e con paglia. Perché tanto mentire a chi? A che cosa? A me stesso? No, no. Ho smesso di fumare, sono stato una settimana senza fumare. Ne avevo voglia in continuazione, quindi. Ve la ricordate questa felpa? Abbiamo fatto un giro intorno al sole con questa felpa, ragazzi. Ve la ricordate? Tiene un caldo che è fantastico. Me l'ha regalata la mia gioia. Ci sentiamo spesso, anche 3-4 volte al giorno, a volte anche 5-6. Stiamo progettando quello che sarà il nostro futuro. E quello che sarà il nostro futuro, io lo vedo bene. Sempre da sognatore. Sempre in questo modo qua, perché l'importante, ragazzi, nella vita, dal mio punto di vista, può anche essere abbienti, però ho visto tante persone ricche che non sono felici. L'importante nella vita è essere felici, perché quando sei felice tutto il resto, a meno che non lavori 18 ore al giorno o cose simili, tutto il resto viene. Non serve troppo per vivere, basta il giusto. Ciao ragazzi, buona giornata, alla prossima.